Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Bene, me l'avete chiesto in tanti, me l'avete chiesto davvero in tanti di fare un video sul karate e il jiu-jitsu. Dopo che ho fatto il video karate paragonato al MMA, in tanti mi avete chiesto di fare questo video, di parlare del karate e del jiu-jitsu. Un argomento che conosco bene perché, come sapete, sono un insegnante di karate e ho praticato per tanto tempo e continuo a praticare anche il jiu-jitsu. Jiu-jitsu versus karate, quale stile più efficace? Una cosa che va molto di tendenza oggi è confrontare le varie arti marziali per chiedersi quale sia la migliore. Maestri ed esperti del settore però sanno che questi paragoni sono abbastanza inutili. Come già detto su questo canale, è l'uomo che fa l'arte marziale e non è l'arte marziale che definisce se una disciplina è più o meno valida di altre. Comunque, visto che me l'avete chiesto, in questo video, a livello così di analisi tecnica teorica, confronteremo due delle arti marziali più popolari del pianeta, il jiu-jitsu ed il karate. Ok, intanto diamo uno sguardo alle due arti. Parliamo del jiu-jitsu. Che cos'è il jiu-jitsu? Il jiu-jitsu è una scuola di arti marziali giapponesi incentrata su prese, leve, proiezioni. Dobbiamo tornare all'anno 700 del Giappone feudale. Fu originariamente sviluppata come sistema per permettere a combattenti disarmati di poter combattere contro guerrieri, samurai, anche armati. Colpire era inefficace, infatti, contro i combattenti protetti dall'armatura. I praticanti di jiu-jitsu si concentrarono così sulle tecniche di presa che potevano usare per neutralizzare un avversario, combinando alcune tecniche del sumo e altre arti marziali da campo di battaglia. Nasce la filosofia centrale del jiu-jitsu, ovvero usa la forza del tuo avversario contro di lui. Una traduzione approssimativa di jiu-jitsu è anche arte dolce, proprio per la sua caratteristica di poter neutralizzare un avversario non necessariamente facendogli del male. Oggi ci sono molte versioni del jiu-jitsu, come per esempio il jiu-jitsu brasiliano, considerato fondamentale nelle arti marziali miste odierne. Passiamo rapidamente a parlare del karate. Il karate nasce ad Okinawa, come saprete, in Giappone, e si concentra principalmente su tecniche di attacco, pugni e calci. Il karate è stato poi reso popolare in Occidente, rendendolo una delle arti marziali tradizionali più famose fino ad oggi. La differenza tra jiu-jitsu e karate? Poiché il jiu-jitsu si concentra principalmente sul grappling, sulle prese, e il karate si concentra principalmente invece sul colpire, questi due stili di combattimento sembrano un po' opposti. I fondamentali del jiu-jitsu infatti possono essere suddivisi in proiezioni, abbattimenti, strangolamenti, leve articolari, spazzate, insomma tutto quello che riguarda il neutralizzare, bloccare, portare a terra e immobilizzare l'avversario. Lo scopo del jiu-jitsu è ottenere una posizione di vantaggio rispetto al suo avversario. Posizione di vantaggio che poi servirà per eseguire una sottomissione, uno strangolamento, una chiave articolare. Gli arti dell'avversario vengono così manipolati in modo che possano dislocarsi o addirittura rompersi. Insomma, si cerca di colpire principalmente le articolazioni. D'altra parte, il nucleo del karate ruota intorno a colpire punti vitali del corpo con calci, pugni, gomiti, ginocchia, mani aperte o mani chiuse, oltre all'utilizzo di diverse proiezioni e tecniche di parata. Sia il jiu-jitsu che il karate offrono anche opportunità di competizioni sportive nazionali e anche a livello mondiale, ma parliamo quasi sempre di un settore a parte che non rispecchia la tradizione dell'arte marziale. Sia il jiu-jitsu che il karate sono arti marziali efficaci, con una comprovata esperienza sia in scenari di autodifesa che di arti marziali miste. Rispondere alla domanda su quale sia più efficace tra queste due arti marziali dipende in gran parte dalla situazione in cui ci stiamo trovando in un preciso momento del combattimento. Nei casi dove siamo arrivati a distanza molto ravvicinata o addirittura siamo già andati a terra con il combattimento e quindi dove il grappling si rivela indispensabile, il jiu-jitsu chiaramente ha un grandissimo vantaggio. Tuttavia, se si tratta di dare precedenza ai colpi, la risposta giusta naturalmente è il karate. Ma prima di andare ancora più in fondo, diamo uno sguardo alle MMA e al jiu-jitsu, come ho detto, e anche al karate, come ho già parlato anche in un video precedente. Quale è meglio di queste arti marziali conoscere all'interno dell'MMA? Quando si tratta di MMA, che è più fortemente orientato al grappling per un lottatore, conoscere il jiu-jitsu potrebbe dargli veramente un grandissimo vantaggio. Non per niente le origini dell'MMA
risalgono a maestri di Brazilian Jiu-Jitsu che volevano dimostrare che la loro arte di combattimento era la più pratica. Ancora oggi l'apprendimento e la pratica del Jiu-Jitsu brasiliano è considerato essenziale per gli artisti marziali misti. Tuttavia questo non vuol dire che il karate non possa essere efficace nell'MMA come base per colpire. Ci sono stati molti grandi karateka nella storia dell'MMA. Questo argomento l'ho già affrontato nel video dove parlo del karate all'interno dell'MMA, ma naturalmente nominiamo subito qualche lottatore storico che ha portato il karate all'interno dell'MMA, come Lyoto Machida, Steven Thompson e George St. Pierre. Ragazzi, rimanete connessi perché sto lavorando proprio a un video di Lyoto Machida e sono sicuro che vi piacerà tantissimo. Jiu-Jitsu contro karate, quindi qual è meglio per l'autodifesa? In un ipotetico scenario di autodifesa o in un incontro uno contro uno, il Jiu-Jitsu probabilmente ha molte più possibilità. Statisticamente parlando, infatti, la maggior parte dei combattimenti, delle aggressioni, finisce in situazioni di lotta, lotta ravvicinata e anche a terra, poiché la maggior parte dei combattenti non allenati cercherà istintivamente di aggrapparsi al proprio avversario e di contenerlo, di portarlo a terra. Il Jiu-Jitsu in questo caso offre un vasto repertorio di tecniche che possono utilizzare contro avversari anche più grandi, più forti e più pesanti. Dalle proiezioni, come ho detto prima, ai bloccaggi, strangolamenti al fine di neutralizzare, dislocare e rompere l'arto dell'avversario. Passando al karate però c'è da dire che i colpi di karate possono essere molto duri quando si arriva soprattutto a distanza ravvicinata e quindi il rischio di prendere una gomitata, una ginocchiata o dei colpi di pugno veramente duri possono mettere in serio pericolo un eventuale praticante che si affida solo alle proiezioni. Anche se c'è da dire che anche nel jiu-jitsu giapponese sono presenti per esempio molti colpi di pugno e di calcio. Facendo un'incursione nella difesa personale, c'è da dire però che portare a terra lo scontro quando sono coinvolti più assalitori è estremamente pericoloso. Potresti essere in grado di spazzare e proiettare il tuo avversario a terra, potresti essere in grado di metterlo in leva, ma sarai estremamente vulnerabile quando altri assalitori inizieranno a prenderti a calci e a calpestarti. E quindi in uno scenario del genere magari conoscere il karate potrebbe essere un piccolo vantaggio. In definitiva però sia il jiu-jitsu che il karate sono efficaci per l'autodifesa. L'allenamento in uno o in entrambe le arti marziali farà raggiungere sicuramente buoni livelli per difendersi in situazioni veramente difficili. Ma se dovessimo sceglierne solo uno, jiu-jitsu e il karate, quale vale la pena veramente di praticare? C'è stato un tempo in cui il karate era l'arte marziale più popolare di tutto il pianeta. Tuttavia con l'aumento delle popolarità, del successo delle MMA, il nome jiu-jitsu è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Il jiu-jitsu brasiliano in particolare ha visto veramente un grandissimo aumento del numero di palestre e di maestri che lo insegnano in tutto il mondo. Questo aumento della popolarità è naturalmente da ricondurre alle organizzazioni sportive come l'UFC, dal momento che molti dei combattenti che appartengono a questo circuito sono anche praticanti di Brazilian Jiu-Jitsu. Naturalmente però imparare qualsiasi nuova arte marziale sarà impegnativo. Padroneggiare le abilità in ogni stile di combattimento richiederà anni di dedizione e di allenamento. E in definitiva possiamo dire che nessuno dei due sarà facile da imparare. Sia il jiu-jitsu che il karate sono scelte eccellenti per mettersi in forma. Il jiu-jitsu è per lo più, come ho detto, orientato al grappling. Il karate ruota attorno ai colpi, con un accento su movimenti rapidi e sulla flessibilità. Alla fine però tutte e due le arti marziali posso dire che si rivelano ottime per il rinforzamento fisico. Insomma, alla fine possiamo dire che sia il jiu-jitsu che il karate sono veramente arti marziali di tutto il rispetto, incredibili arti marziali che vale la pena imparare. Entrambi si sono dimostrati fin da sempre efficaci sia nello sport che nell'autodifesa. La risposta su quale sia il migliore dipende dallo stile personale. In ogni caso però praticare una di queste arti marziali ti renderà dotato di grandi capacità e ti aiuterà sicuramente a crescere come persona. Ragazzi, e secondo voi qual è la vostra analisi sul jiu-jitsu e il karate? Parliamone, fatemelo sapere qui nei commenti, perché avete sempre dei commenti splendidi. Sono tante persone praticanti di tantissime arti marziali che seguono questo canale e questa è una cosa per me fantastica, riuscire a confrontarsi e ad avere le opinioni di tantissimi praticanti
insegnanti di diversi arti marziali, è una cosa che veramente è incredibile, è veramente curiosa da leggere ogni volta. Quindi ragazzi, questa è la mia personale analisi sul jiu-jitsu e il karate. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, potete sostenermi in questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, semplicemente iscrivendovi al canale, lasciandomi un like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciatemi un messaggio, partecipate alla community perché io leggo e rispondo a tutti i vostri messaggi. Ci vediamo al prossimo episodio. Domani gato! Kono toki o matteta ze!